La base di tutto, di ogni lavoro esoterico, è la consapevolezza. E questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare. L'altra volta ho spiegato come la consapevolezza in realtà sia anche il principio basico che sottostà alla cosiddetta iniziazione spontanea. Quindi laddove c'è la consapevolezza, inizia il percorso, si è sul sentiero. Per questo Rudolf Steiner ha formulato sei esercizi che a volte vengono denominati 5 più 1, ma non è del tutto corretto. Difatti anche il titolo in realtà l'avevo denominato così e poi l'ho modificato perché non era preferibile, in quanto si tratta di sei attività vere e proprie, che in realtà perché sono sei? Perché vanno a completare quella che è la formazione del chakra del cuore. Il chakra del cuore è l'organo che è rappresentato con 12 petali nel corpo astrale, nella regione del cuore, vabbè, non entriamo troppo nel dettaglio, però 6 sappiate che già sono in nostro possesso, 6 petali, perché sono stati donati da quelle che sono denominate le gerarchie, poi parleremo anche di questo magari in altre situazioni, e quindi sono già formati, quindi 6 già li possediamo. Gli altri 6 petali sono, possiamo dire, dormienti, per cui sono da formare. L'apertura del cuore significa che il nostro organo diventa maggiormente di percezione e di amore, quindi diventa un organo, diciamo, totale. E nel momento in cui questo organo ha la sua completezza, noi diventiamo consapevoli totalmente e viviamo a quel punto il mondo profano così come vivremmo il mondo esoterico. I due mondi si compenetrano e noi raggiungiamo veramente la pace e la serenità. Spesso si usa pensare che l'intuizione che ognuno di noi possiede sia già pura, sia già allo stato, ottimale per poter così giungere all'ascolto di quello che è il nostro maestro interiore. In realtà non è così. Tant'è che ci sono persone che tendono a dire: ah, ma io questo lo sento, e poi non è vero. Cioè, questa verità che tanto si pensa di possedere poi non c'è, o nel tempo insomma, si comprende che non era corretta e quant'altro. Questo perché appunto la nostra intuizione non è chiara, non è pulita. Per farla, per renderla quindi trasparente, pulita e coerente con la verità, con la V maiuscola, abbiamo necessità di purificazione. Questa purificazione è ravvisabile in questi sei esercizi, che sono, come dicevo all'inizio, propedeutici a qualsiasi meditazione futura. Ora, partiamo dal primo. Il primo è definito pensiero retto o anche oggettività del nostro pensiero. Quindi come raggiungiamo questa oggettività? Raggiungerla vuol dire diventare padroni del mondo dei nostri pensieri, fare in modo che il nostro pensiero sia più oggettivo possibile, sia più concreto, più attinente a quella che è la realtà. E c'è un esercizio molto simpatico che dura solo 5 minuti al giorno, che andrebbe effettuato per 6 mesi, in realtà partendo da un primo mese in cui ci si focalizza prettamente su quello, che si basa sulla necessità di prendere un qualsiasi oggetto che possiamo avere in casa. Una pallina, una forchetta, Steiner parla di, se non sbaglio, di un cucchiaio, di una forchetta, di un chiodo, insomma, un piccolo oggetto insignificante, no? Blando. E su questo oggetto meditare, cioè guardarlo, osservarlo e fare in modo che il pensiero si concentri per 5 minuti consecutivi. Credetemi, non è semplice, eh? A parole sì. A fatti, dopo pochi secondi, la mente va da tutt'altra parte. Quindi, come si fa a concentrarvisi sopra? Prendiamo questo bicchiere, ci concentriamo sul bicchiere per 5 minuti, pensiamo solo al bicchiere, ne guardiamo il colore, ne osserviamo le caratteristiche, lo giriamo, ne ascoltiamo, ne udiamo il materiale.
pensiamo, ah, è di vetro, chissà come sarà stato costruito, chissà quante mani l'avranno toccato, chissà qual è la sua funzione, va bene? Cominciamo a ragionare, a pensare su questo oggetto per 5 minuti al giorno. Vi dico davvero, provateci, perché non è semplice. Questo aiuterà la concentrazione, permetterà quindi quello che gli asiatici tendono a denominare vuoto interiore, cioè andiamo a svuotare l'anima, il pensiero, a riempirlo totalmente dell'oggetto, ad assorbirne totalmente le qualità e a renderle presenti nel nostro mondo dei sentimenti, quindi anche carpire cosa ci ispira questo oggetto, quale tipo di emozione ci dà nel toccarlo, nel vederlo, nell'osservarlo, nel girarlo. Ci siamo? Quindi parto da questo oggetto e associo intorno all'oggetto tutto ciò che gli è a lui ricollegabile obiettivamente. In maniera che al termine di questo esercizio permanga nell'anima in maniera viva e colorita questa immagine presente. Mettetevi proprio una sveglia, 5 minuti. E nel momento in cui, ad esempio, la mente va oltre, e qui è necessario avere una concentrazione, come ad esempio a un certo punto dal bicchiere mi viene in mente l'acqua, mi viene in mente con sete, mi viene in mente che devo andare a fare la spesa e a comprare bottiglie d'acqua, via quel pensiero subito, ritorniamo sull'oggetto. È un lavoro molto difficoltoso, eh? Questo è ciò che accade. Qualsiasi oggetto voi abbiate preso in considerazione vi porterà da altre parti. No, ricollegate subito all'oggetto. Va bene? In questo modo noi che cosa facciamo? Attuiamo l'esercizio di prendere completamente coscienza del sentimento che Steiner definisce di fermezza e di sicurezza, che l'attenzione proprio portata a quella che è la nostra anima ci farà così rilevare. Valutate che con questo piccolo e potrebbe sembrare insignificante esercizio, noi andiamo in realtà a smuovere quella che Steiner definisce la circolazione delle forze. Quindi questi sentimenti di fermezza, di sicurezza, noi abbiamo necessità di riversarle, dice Steiner, sul corpo, sul proprio corpo. Tant'è che se questo bicchiere a me a un certo punto dà talmente forte il sentimento di fermezza, di stabilità, io vado a prendere questo sentimento e lo porto alla testa e, Steiner dice, alla linea mediana della schiena. Cerco di immaginare che questo sentimento arrivi alla testa e alla schiena. È importante perché la testa rappresenta la sicurezza, la schiena rappresenta la fermezza, la stabilità. Ecco che in me cominciano a radicare tali sentimenti, a divenire in me, così come l'albero è radicato con le radici all'interno della terra, del terreno. Quindi la stabilità, il pensiero diventa stabilità, sicurezza, certezza. E questo, capite, è un esercizio che a lungo andare accresce la mia persona, accresce la mia mente, accresce il mio intelletto, accresce soprattutto il modo in cui io vivo in questo mondo. Se questo esercizio è chiaro, se ci sono domande, ecco, andiamo con le domande e proseguiamo col secondo. Procediamo. Edoardo, prego. Ma è sempre lo stesso oggetto o posso cambiare? Perché, voglio dire, dopo 2 giorni mi sono fatto 3 domande, avrò dato la risposta a 3 domande, non mi è fatto, chi è stato, non so, magari, e poi magari non so se quell'oggetto mi può riportare a dei ricordi, non so, questo bicchiere, un bevuto quest'estate, mi ricordo, non so, cioè vengono fuori dei ricordi, li possiamo seguire o dobbiamo scacciarli? Queste due.
Dunque, per quanto riguarda, puoi abbassare la mano? Per quanto riguarda la domanda dei ricordi che vanno a collegarsi all'oggetto, ora, in questo mese, primo mese, no, devi cacciarli via questi ricordi. Li potremo usare dopo, perché al termine dei sei esercizi, dei cinque esercizi, in realtà nel sesto c'è proprio l'armonizzazione di tutti quanti, in cui poi ci sarà anche il discorso del sentimento, e lo vediamo poi con un altro esercizio. Quindi per il primo mese ci focalizziamo prettamente sull'oggetto e scartiamo tutti i pensieri che vanno a ruotare intorno all'oggetto e che vanno a confonderci, a farci perdere il focus sull'oggetto stesso. Sempre lo stesso. Esatto, il merito è sempre lo stesso. Ci sono alcuni antroposofi che dicono di sì, che deve essere sempre lo stesso, ed altri che invece dicono che potrebbe anche un pochino variare. Secondo me è molto soggettivo. Io reputo personalmente, avendo fatto questa esperienza diverse volte, che è meglio mantenere sempre lo stesso oggetto, perché il lavoro non è tanto sulle domande che tu ti poni, cioè sulle medesime domande, ma è sul tempo obiettivo che tu riesci a mantenere sull'oggetto, a prescindere dalla domanda che vi poni sopra. Perché la difficoltà, come vi dicevo, è già che dopo pochi secondi la tua attenzione parte, va da altre parti. La tecnica di porsi delle domande è irrisoria, aiuta, è un mezzo affinché l'attenzione rimanga sull'oggetto, non è il fine. È chiaro, Edoardo? Sì, ok. Procedo con Simone, io intanto lo riempio di acqua e bevo. Prego, Simone. Sì, volevo chiedere se l'oggetto deve ispirare emozioni positive o deve essere totalmente neutro, se è meglio che associato a qualcosa di positivo. Attualmente l'oggetto è neutro. Il primo mese è totalmente neutro, quindi non ci mettiamo dentro sentimenti belli o brutti. Lasciamo che sia l'oggetto nella sua totalità a portarci dei sentimenti, a portare dei sentimenti dentro di noi. Estraiamo dall'oggetto i pensieri che possono entrare dentro di noi per arrivare nella testa e nella schiena. Quindi, a meno che non hai un coltello in mano, è difficile, ad esempio, che un bicchiere ti possa comunque produrre delle esperienze negative da portare dentro. Chiaramente io eviterei oggetti che possono veramente portarti ad un pensiero estremamente negativo, ma insomma stiamo parlando, ecco, di un anche il chiodo, non so, una penna, una matita, ecco, anche questi sono oggetti neutri che non provocano poi troppi problemi e troppi cambiamenti anche psichici che ti vanno a lavorare sulla psiche, sull'anima, eccessivamente a fuorviare a quello che è l'esercizio invece basico da portare avanti. È chiaro, Simone? Sì, quindi deve essere come se lo stessi vedendo per la prima volta, ad esempio, se lo stessi osservando per un po' l'approccio. Sì, ma tu vedrai che in realtà quando imparerai a osservarlo in questo modo è davvero come se lo osservassi per la prima volta, perché noti le angolature, noti le scanalature, noterai quei piccoli particolari dell'oggetto che normalmente, a cui normalmente non prestiamo la minima attenzione. Ed è quello che accade infatti nel mondo, la consapevolezza manca perché noi non prestiamo attenzione a quello che ci circonda. Ok, chiaro. Grazie. Prego. Tommaso. Allora, in realtà non era una domanda, ma era una conferma, perché ho letto il libro dei sei esercizi, ma a quanto pare il primo l'ho letto con poca attenzione, perché avevo capito che l'oggetto, cioè non dovevamo avere un vero e proprio oggetto fisico davanti, ma io pensavo che si basasse tutto in una meditazione col pensiero, quindi magari è ancora più difficile. E invece no, ho capito bene, quindi proprio un oggetto fisico. Già. Ok, perfetto. Esatto. Grazie.
Prego, guarda, il discorso della meditazione di un oggetto si può fare in realtà? Assolutamente sì, perché io l'ho praticato, ma si può arrivare a farlo, ma solo dopo, penso, almeno un paio d'anni, poi dipende, io sono molto lenta, quindi ci ho messo un po' di più, però insomma, alla fine già chi la meditazione la conosce e riesce a svuotare la mente, perché questo è un modo anche per svuotare la mente, il concentrarsi solo su un oggetto, è beato lui, perché insomma è una pratica che non è semplice a tutti e non immediata soprattutto, ha bisogno di esercizio, un po' come fare i muscoli. Grazie. A te. Antonio. Sì, Claudia. Ok, allora, l'esercizio è chiarissimo, quindi mi sembra anche abbastanza semplice. Vedo che è molto simile a degli esercizi meditativi di natura orientale, stampo orientale in qualche modo. E volevo però solo chiederti questa cosa, questo tipo di esercizio, diciamo, di stampo orientale così. E quando arriva un pensiero disturbatore solitamente viene accolto e poi lasciato andare. Invece mi sembra che tu hai detto che qui si tratta di scacciarlo, cioè nel senso di chiudere al più presto questo pensiero e riconcentrarsi, portare il focus sull'oggetto. Quindi tra le due dico qual è la più corretta, o quella lì che forse ho capito male io, cioè è meglio in un certo senso chiudere quel pensiero, completarlo e poi ritornare lì, o proprio evitarlo e scacciarlo direttamente appena si presenta. Solamente questo. In tutto il primo mese di esercizio scaccia tutto il resto, negativo o positivo, perché poi vedremo con la terza regola cosa succede ai sentimenti. Quindi per ora scacciamo tutto il resto, pensiamo solo all'oggetto proprio in maniera obiettiva, oggettiva. Ok? Certo. Bene. È difficile, eh? A parole, ma credetemi, è difficile, ma domani tutti così. Ma è una pratica veramente difficoltosa, ci si arriva passo dopo passo. Grazie Antonio, a te. Abbassiamo la manina e passiamo a Danilo. Aspetta che attivo l'audio, mi sentite? Perfettamente. Sì, allora, confermo quanto ha detto Claudia, perché io pratico da qualche, cioè, sto cercando di praticare questo esercizio da qualche mese, e confermo quanto sia difficile farlo, perché subentrano vari esercizi. Per questo ho cercato di studiare il più possibile, cercare testi che parlassero in maniera più specifica dei sei esercizi, e fra questi ci sono i testi appunto di Massimo Scaligero, il quale appunto è abbastanza complicato da comprendere, quindi volevo chiederti un po' lumi riguardo a quanto ho capito o quanto mi è stato riferito da altre persone che hanno letto, ovvero dividere questo primo esercizio in tre fasi, cioè se ho capito correttamente quali sono queste tre fasi, perché la prima fase dovrebbe essere quella descrittiva, ovvero viene detto che questo, viene spiegato che l'oggetto preso in considerazione andrebbe descritto come farebbe un bambino che scrive un tema delle elementari. Questa quindi è la prima fase. Poi ci sono le altre due fasi, che sono una della contemplazione, mi sembra, o della concentrazione, cioè nel senso che poi bisognerebbe visualizzare questo oggetto che abbiamo in considerazione, e la terza fase è quella di illuminarlo con l'occhio della mente. Ma adesso l'ho detto proprio in maniera più semplice che ho potuto, insomma, per cercare di chiederti appunto quanto ho capito e quanto c'è di concreto in queste tre fasi che andrebbe fatto, insomma, ecco. Non solo ti ringrazio perché hai ricordato il grande maestro passato Massimo Scaligero, e poi chiaramente hai detto bene, l'esercizio così come, diciamo, io l'ho spiegato, ma come Steiner l'ha creato, l'ha prodotto, in realtà può essere tranquillamente distinto in tre fasi, e aiuta questa distinzione, perché se tu prendi 5 minuti, li vai a dividere, non so, meno di un paio di minuti chiaramente ognuno per ogni fase, tu ne primi due minuti, lo contempli, quindi a livello volendo estetico,
Quindi lo vai ad analizzare un po' con le domande che ci siamo posti. Nella seconda parte lo rendi più meditativo, cioè a quel punto rifletti, non so, per dire prettamente su un motivo, ad esempio la funzione, fai una riflessione totale sulla funzione. E a quel punto il terzo, il passaggio alla testa, è quello che denomina Steyer come passaggio alla testa e alla schiena. Quindi fa in modo che l'oggetto penetri totalmente nella testa e nella schiena. Il significato, il colore, ciò che ti attira dell'oggetto entri fisicamente dentro di te. È proprio questo, la divisione delle tre fasi. Tutto ciò che viene diviso in fasi è più semplice da interiorizzare in questo massimo. Ci sei, Danilo? Sì, sto appunto cercando di rivivere questi tre passaggi. Quindi, diciamo, l'aspetto descrittivo c'è, quello proprio verbale, cioè quello proprio di descrivere a parole l'oggetto, come se io dovessi scrivere, perché ad esempio io ci metto pochissimo, secondo me, voglio subito passare alle altre fasi, proprio perché è un oggetto che tutti i giorni è sempre lo stesso, la descrizione mi sembra un po' breve, ecco, insomma, ecco, quindi questa è una cosa mia, ecco. Concentrati un po' di più e vedrai che la descrizione non sarà così breve. Analizza veramente le angolature, il materiale, il peso, la forma. Guarda che un minuto e mezzo va via, se lo fai bene in ogni angolo. Poi non so quanto è grande e piccolo l'oggetto, poi l'uso che ne puoi fare, chi lo ha toccato, chissà come è stato utilizzato in altri modi. Lo posso utilizzare in altri modi? Cosa ci posso mettere dentro, sopra, intorno? Dove lo posso poggiare? Sono tante le domande da porsi. E questo anche all'intelletto. È tutto lì, è un lavoro appunto intellettuale, no? Da questo punto di vista. Certo. Descrivo. Sì. Grazie. A te. Claudio. Sì, ecco. Allora, io volevo solo dire che magari come quello che ha detto Tommaso, che alla fine io credo di avere mal interpretato l'esercizio da quando li ho letti, e ho sempre pensato, ho sempre capito che fosse tutta una visione interiore, e quindi mi sono concentrato per un sacco di giorni a vedere l'oggetto dentro, cioè con gli occhi chiusi, 5 minuti con gli occhi chiusi, fino a che sentivo la consistenza, in quel caso era un cucchiaio, quindi la sentivo sulla lingua, sulla pelle, lo guardavo, però tutto, non avevo mai neanche immaginato che invece si poteva fare con gli occhi aperti. Ottimo, beh, è ancora più difficile, quindi complimenti. Se siete bravi, passate direttamente al pensiero. No, io vi consiglio comunque di averlo l'oggetto, perché... Okay. Perché ancora anche, forse anche più difficile in realtà, non so dirti qual è il più difficile, però averlo comunque anche in mano ti dà la sensazione, il tocco, ci sono anche altri sentimenti, no? Altre sensazioni che tu puoi provare poi nel vederlo, nel toccarlo a livello uditivo, a livello proprio sensoriale. Il mondo dei sensi qui è fondamentale, c'è un'accentuazione del mondo dei sensi con l'oggetto, direttamente, diversamente diventa solo il mondo del pensiero che vai a sviluppare, ma a noi interessa in questo caso il mondo dei sensi, perché la consapevolezza sul mondo dei sensi è molto differente da quella del mondo del pensiero. Tu tutti i giorni vivi nel mondo materiale, e se non diventi consapevole qui, è la base, no? Tutti i giorni apri gli occhi, guardi, vedi, ascolti, senti, percepisci, e hai necessità di farlo in ogni momento della giornata. Difficilissimo, no? Quante volte anche facendo il famoso esercizio a ritroso, poi magari vedremo anche questo più avanti, no? Che la sera vai, prima di andare a dormire, ricordi dall'ultima azione alla prima, no? E quante azioni ci dimentichiamo perché non siamo stati presenti in quel momento? Quello è proprio no, il momento in cui ti rendi conto di quando e quanto sei stato consapevole durante la giornata. Bene, andiamo avanti. Passiamo al secondo esercizio, quindi dopo che ci siamo esercitati per un mese in questo modo, su questo oggetto, portiamo avanti quello che viene denominato il secondo proposito. E qui parliamo di un atto di volontà,
ovvero controllare la volontà. Quindi controllato il pensiero, controlliamo il volere, il retto volere. E questo è il modo migliore per allenare la volontà, l'azione. Quindi dobbiamo, sempre durante tutto il secondo mese, ricordando che il primo continuiamo a farlo, quindi 5 minuti al giorno, anche il secondo mese si fa sull'oggetto. In più aggiungiamo l'atto di volontà. Per cui dopo aver visto 5 minuti l'oggetto, mi raccomando, Stanar consiglia che tutti gli esercizi vengano fatti di giorno, di mattina preferibilmente, però poi insomma ognuno come desidera, perché la mattina c'è un risveglio anche fisico e un'attenzione che è superiore a quella pomeridiana o notturna. Quindi, studiato l'oggetto, i 5 minuti passati, passiamo alla volontà. A questo punto andiamo a compiere un'azione in un'ora specifica. Alle 9 mi guardo l'oggetto, io so che alle 10 devo fare un'azione specifica, che può essere un'azione non consona, fuori dall'ordinario, ma la devo ripetere costantemente per un mese. Io so che alle 10, con volontà, prenderò il mouse e me lo porto in cucina, poi riprendo il mouse in cucina e me lo porto di nuovo nello studio. Facciamo questo esercizio per un altro mese. Questo è l'esercizio della proposizione, quindi noi decidiamo propositivamente con la volontà di agire. La volontà diventa preordinata all'azione. Volere, potere. Voglio una cosa, la compio. Questo esercizio, che sembra così banale, è di una grandezza e di una potenza che veramente non immaginate. Imparate in questo modo ad allenarvi a fare tutto ciò che volete fare, a non cadere più nella perdita di tempo, nella pigrizia, che da che parte mentale, poi chiaramente in automatico è fisica. E quindi non perdiamo di vista l'oggetto, la volontà di ciò che desideriamo fare. Mi raccomando, questo esercizio sempre per un mese. In questo modo noi prendiamo coscienza, aumentiamo la nostra consapevolezza. E curiamo quell'impulso interiore che di solito tende a farci vagare. Destiamo l'anima all'azione. E questo sentimento di volontà, come abbiamo fatto col pensiero, lo riportiamo nel nostro corpo, dentro di noi. Lo facciamo fluire dalla testa al cuore questa volta. Quindi la volontà dalla testa al cuore, il pensiero dalla testa alla schiena. Domande? Vedo già Edoardo che ha la mano. Ma io immagino che comunque, cioè voglio dire, noi siamo in giro durante il giorno, cioè non è che siamo sempre allo stesso punto, siamo presi da tantissimi, cioè siamo in giro, siamo a fare la spesa, siamo a fare dei lavori, cioè dovrebbe essere, cioè, prendere un mouse, prendere un blocchetto, fare qualsiasi cosa, mettere basi che devo essere lì, devo essere in casa, devo essere... No, scusa, cioè, il fatto di andare fuori a lavorare non c'è, cioè, guarda, sai, Piro, ad esempio io vedo che tu porti gli occhiali, ecco, mm-hmm. Ti metti la sveglietta alle 10. Solo quando leggo, spero. Cioè se sono in giro, guido, vado, cioè voglio dire alle 10 di ogni giorno, per dirti, decidi tu l'ora e il momento, purché sia sempre identico per tutto il mese. A una determinata ora, ad un determinato momento, tu compi un'azione che sia ripetitiva, che può essere aprire sempre uno sportello, togliere l'occhiale, rimetterlo, ma farlo volontariamente, con volontà, con dedizione, perché sai che devi farlo in quel momento. Come fosse, fatemelo passare, una fissa. Hai visto quelli che hanno la fissa di fare delle azioni durante il giorno e le fanno sempre ripetutamente? Però non diventa un vizio, è un esercizio che tu fai con volontà. Quindi, per dire, sei solito portare la macchina in un determinato orario, tu sai che ogni volta dalle 9 alle 10 sei in macchina,
per dire, da 9 a 10 tu decidi in un preciso momento che accendi la radio e dopo un secondo la rispengi, ma lo devi fare per un mese intero. Stai allenando la tua volontà, te ne accorgi dopo un mese, o meglio te ne accorgi dopo 6, però intanto fallo per un mese, ricordati di farlo per un mese, fai che la tua volontà sia sveglia. Sì. E già ti dimenticherai dopo qualche giorno se non sei attivo. Vale il segnale sul cellulare, avviso. Certo, perché guarda, quante volte succede che noi mettiamo un avviso per fare qualcosa e poi, non so, beh, noi donne ci parte la lavatrice, diciamo, oddio, aspetta, prima devo stendere i panni e poi faccio quella cosa, e quindi l'atto di volontà viene subordinato ad altro. Vale l'avviso, assolutamente. In quel momento, qualsiasi cosa tu stia facendo, ti fermi e fai quello che devi fare per quel secondo, per quel minuto. Ok. È chiaro? Grazie, Edoardo. Simone? Volevo sapere se ha una durata minima a livello di tempo l'esercizio, o può essere anche una cosa rapidissima, come hai detto, togliere gli occhiali e rimetterli. Esatto, rapido quanto volete, quanto desiderate. Ciò che conta è l'atto di volontà, è la volontà che diventa azione. Ok, perfetto, grazie. Ci sono altre domande? Procedo. Abbassa la mano. Ok. Posso... Chi è? Sì, Claudio. Claudio, scusami, dimmi. Volevo dire che anche questo esercizio qua, come anche il precedente, però questo qua soprattutto, è molto simile a un esercizio della reiterazione di Castaneda. Volevo... Diccelo, ricordacelo. Esatto, proprio lui consiglia di fare questa, mi sembra che si chiama reiterazione, quindi questa serie di movimenti ripetuti senza senso, e di farlo ogni giorno, e anche lui consigliava questa cosa, insieme alla contemplazione che io collego al primo esercizio, proprio di contemplare una visione, e quindi anche mi sembra bellissima questa associazione di un posto lontano dall'altro, dove comunque gli uomini ritrovano gli stessi segreti interiori, comunque. Bravissimo, è assolutamente vero. Tutti ci dicono la stessa identica verità in maniera e strumenti differenti. Alcuni sono più efficaci, per altri sono efficaci altri, insomma. Noi ora utilizziamo questi perché sono molto validi. Posso procedere col terzo? Bene, il terzo esercizio è quello che viene denominato solitamente educazione all'equilibrio interiore, o anche osservazione del sentire, del percepire, o anche retto sentimento, quindi equanimità, imperturbabilità, e ora vediamo perché. Ascoltate, il terzo, il quarto e il quinto esercizio lavorano nel mondo. Quindi adesso abbiamo fatto due esercizi che lavorano nell'uomo, pensiero e volontà. Nel terzo, quarto e quinto cominciamo a lavorare nel mondo, cioè nel nostro interiore rispetto al mondo, così che la nostra consapevolezza da interiore si esternalizzi, diventa esteriorizzante, vada veramente nel mondo, fattivamente, perché è lì che poi operiamo. Cosa consiste? Questo esercizio consiste nel riuscire ad equilibrare i nostri sentimenti quando il sentimento diventa talmente forte che si trasforma in emozione. Quindi l'eccesso dell'introversione, ad esempio, l'eccesso dell'estroversione porta ad un eccesso del sentire e quindi a un disequilibrio. Facciamo esempi pratici. La morte di un vicino, di un parente, porta ad un dolore fortissimo. La gioia di una nascita di un bimbo porta ad una felicità immensa. In realtà bisognerebbe educare questi estremi ed equilibrarli.
fare in modo che il nostro equilibrio sia sempre bilanciato tra l'eccessivo sentimento positivo e l'eccessivo sentimento negativo. Quindi dobbiamo fare in modo, dice Steiner, che nessuna gioia ci faccia perdere la testa e che nessuna sofferenza ci schiacci, che nessuna esperienza vissuta ci trascini verso la collera smisurata o verso l'eccitazione più estrema. Lì gioca il nostro equilibrio. Il lavoro non è, mi raccomando, di soffocare i sentimenti, ma di padroneggiare come vogliamo esprimerli, che cosa ben diversa. Facciamo esempi pratici. Mi lascio con il fidanzato, sono in forte sofferenza, comincio a pensare dentro di me le cose più brutte che stanno per accadere, e in quel momento io devo imparare invece a padroneggiare come voglio esprimere questo mio dolore. Quindi invece di prendere la testa e sbatterla contro il muro, entro dentro di me e padroneggio quel sentimento, lo razionalizzo. Non sto, anche qui Steiner è molto preciso, non sto in questo modo inaridendo o impoverendo l'anima, perché alcuni pensano questo, no? Ci sono molte domande, spesso che c'è la classica domanda che si fa al saggio, che è quella: come fa lei a rimanere imperterrito di fronte, non so, alla caduta del mondo? Il mondo sta cadendo e tutti sposti. Ecco, l'atteggiamento è proprio questo: il mondo cade e tutti sposti, che non vuol dire che non stai soffrendo per il mondo, ma tu sei già avanti. Tu hai già capito che la sofferenza che il mondo sta morendo o sta cadendo ti ucciderebbe e quindi non ha senso. Oppure ti potrebbe eccitare così tanto da dire: vai, sono l'ultimo sopravvissuto. No, il giusto equilibrio cade. Io semplicemente mi sposto e attendo. Attendo l'evento. Guardo l'evento e attendo. Perché non dimentichiamoci che noi dobbiamo vivere nell'hic et nunc, nel qui ed ora. E che tutto ciò che deve accadere accadrà a prescindere da noi. Questo è importante, perché spesso ci facciamo 10.000 pensieri. Oddio, se dovesse accadere il famoso se dovesse accadere quello, se quello non avesse fatto, se io non avessi detto, via! Sono tutte strutture mentali che ci ingabbiano, che ci rendono prigionieri. Non viviamo nel qui e ora, viviamo nel passato se avessi potuto, nel futuro se potessi fare, nel presente, oddio, oggi io avrei dovuto. Questo è importante. Quindi diventa anche atemporale il nostro pensiero. E qui entriamo nel concetto di spazio. Noi dobbiamo imparare ad ampliare il nostro spazio e lo impariamo a fare solo se non ci facciamo schiacciare dal mondo. Se il mondo non ci schiaccia, noi riprendiamo il nostro spazio. Riprendiamo quella che è anche detto in altre culture spazio vitale. Da piccola a me l'hanno fatto fare, un esercizio che ormai non credo non facciano più nelle scuole, forse in quelle steinariane, chi lo sa. Però se voi prendete il vostro braccio, lo allungate di fronte a voi e girate a 360 gradi, quello è il vostro spazio vitale. Tutto quello che voi trovate in questo spazio, in tutto il corpo, è il cosiddetto spazio vitale. Questo spazio vitale è uno spazio che nessuno deve penetrare. Nel dolore, nell'estrema felicità, né fisicamente né psichicamente. Quindi questo esercizio è collegato allo spazio, alla vita interiore, il rispetto al mondo esteriore. Se noi impariamo questo importante esercizio, più niente può toccarci se noi non lo vogliamo. Quindi il rapporto, il mondo interiore col mondo esteriore. Avete domande o su questo? Qual è l'esercizio? Questa è la domanda che forse io mi sarei posta, quindi qual è l'esercizio? L'esercizio è prendere ciò che avviene e imparare a padroneggiarlo. In realtà l'avevo detto, ma lo ripeto. Questa è la soluzione.
Quindi prendo, non so, ho perduto il treno, mi hanno rubato la macchina. Esco dal ristorante, oddio, mi hanno rubato la macchina. Tragedia, casca il cielo. Mi fermo, padroneggio il sentimento di rabbia, di frustrazione, l'arrabbiatura, che dico, oddio, mi devo andare a pagare il carattrezzi, mi devo far portare a casa, devo chiamare gli amici, qualcuno mi deve venire a prendere. Lo padroneggio, lo razionalizzo e agisco. Volontà, pensiero, volontà, azione. Prendo il telefono, che forse mi è rimasto nella borsa, se sono fortunata non era in macchina, e chiamo per farmi venire a prendere. Che succede? Niente, mi hanno rubato la macchina. Vienimi a prendere, caro. Ok, dal giorno dopo si razionalizza ancora di più e si fanno tutte le azioni che vanno effettuate affinché la macchina venga ritrovata, Dio si spera, grazie al nostro stato di polizia o carabinieri. Per cui noi ci tranquillizziamo, torniamo nella nostra calma interiore, sappiamo che tutto va come deve e quindi lasciamo scorrere il dolore, l'ansia e andiamo oltre. Ci siamo? Non dimentichiamoci, durante questo terzo mese, ora arrivo Massimiliano, noi non smettiamo, perché tanto la macchina ce l'hanno rubata e non ci interessa, non smettiamo di fare l'esercizio dei 5 minuti e l'esercizio della volontà. Quindi se purtroppo Edoardo era in macchina e faceva l'esercizio in macchina, cambierà l'esercizio che non potrà più fare in macchina, ma lo farà ugualmente in quell'ora, in quel momento preciso. Vai Massimiliano. Sì, grazie, però insomma, cosa di queste ore, mi è capitato di avere qualche cosa, un pensiero che mi soverchiava, insomma, ero ossessionato da questa cosa e non riuscivo proprio a razionalizzare e andare oltre, mettere da parte, perché ritornava ecco, il pensiero, non mi lasciava, non riuscivo a gestire questa emotività e quindi ero preso dal turbine, ero ossessionato, in buona sostanza, perché non riuscivo, anche se avevo fatto le azioni per togliermelo dalla mente, questo pensiero, mi sentivo in ogni caso ancora in difetto o continuavo a pensare che se ho fatto la cosa giusta, se ho detto la cosa giusta. E quindi, quando succede questo, ecco, che nonostante la mia volontà, questo pensiero continua a ossessionarmi, come posso andare oltre, ecco? Ok. In un modo, grazie. Sì, ma poi ho dimenticato anche una cosa che adesso vi dico. Dunque, l'ossessione in realtà è qualcosa di un po' più profondo. Su questo devi lavorarci un po' di più, cominciando a fare gli esercizi a partire proprio dal primo mese intero, il secondo mese intero comprensivo del primo, il terzo mese intero comprensivo del primo e del secondo, e vedrai che piano piano tutti quelli che sono i cosiddetti pensieri ossessivi andranno autonomamente proprio scompariranno. Però lo devi fare in maniera perseverante, Massimiliano. Non puoi pensare che da un momento all'altro succede qualcosa e tu diventi zen. Cioè questo non è vero, questo sono i film. Ma nella realtà dei fatti no, devi avere una grande disciplina. Una grande disciplina. E ci si arriva a certi risultati con l'esercizio continuo, perseverante. Non una fissazione, mi raccomando. Parliamo di un esercizio sempre dettato dalla volontà di voler raggiungere l'obiettivo finale, che è la consapevolezza più totale, la propria padronanza di sé totale. E ora vediamo anche gli altri, perché comunque poi i sentimenti fluiscono, non è che diventiamo macchine, che questo sia chiaro. Va bene, Massimiliano? Tu inizi a farli questi qua. Fra qualche mese me lo dici se c'hai ancora pensieri ossessivi. Però lo devi fare e poi ce lo devi dire. Noi ti aspettiamo. Mo so cavoli, perché ti sei messo in mezzo. Siamo tutti col dito puntato ad attendere i tuoi risultati. Ho dimenticato una cosa fondamentale. Come i primi due esercizi, anche in questo dobbiamo poi riversare il tutto dentro di noi. E come si fa? Riversiamo questa calma interiore che andiamo a generare, no? Fra i due estremi, troppo caldo, troppo freddo, troppo cattivo, troppo buono, troppo ira, troppa collera, troppa gioia,
L'andiamo a riversare, a far fluire dal cuore verso le mani, poi verso i piedi, infine verso la testa. Sto dicendo al mio corpo, di rendere la sicurezza fisica una sicurezza mentale. Dal cuore, quindi dalla volontà, dal sentimento che è mediato, sopra sotto, cattivo, buono, collera, felicità, dal cuore mediano, dall'equilibrio, lo porto, abbiamo detto, verso le mani, le mani e l'azione. Visto quando uno dice è successa una cosa antipatica, uno fa oddio quanto mi prudono le mani, quanto vorrei fargliela pagare. Ecco, è questo, no, il sentimento. Per questo dal cuore alle mani, ai piedi, perché i piedi è l'azione. Succede qualcosa, oddio, subito comincio a girarti intorno, no? Come un toro quando vede il colore rosso, comincio a girare, dice oddio, devo prendere quello che mi ha rubato la macchina, gli devo staccare il collo, ok? Ai piedi, infine la testa, razionalizzo, mi fermo e dico è andata come doveva, cosa potrei fare ora? Nulla, penso solo alla soluzione. La risposta emotiva migliore che porta all'equilibrio è la soluzione. Ci sono altre domande? Procedo con il quarto? Siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi se qualcuno dovesse andare via, fa così, non vi preoccupate perché mi rendo conto che sono le 10:08, abbiamo sforato un pochino. Io intanto procedo con il quarto esercizio. Allora, il quarto esercizio. Primo esercizio fatto, secondo esercizio lo facciamo insieme al primo, il terzo esercizio lo facciamo insieme al primo e al secondo, intanto aggiungiamo il quarto, è un'aggiunta. Il quarto mese ci incentriamo sul quarto e proseguiamo con gli altri tre. Il quarto finalmente è l'esercizio più bello che c'è, perché è quello che ci apre veramente il cuore, è quello che ci porta veramente ai risultati migliori, è l'esercizio della positività. Quando prima dicevamo, anche durante il primo, e non so se Antonio diceva, ma bisogna renderlo positivo, non mi ricordo chi, positivo o negativo. Adesso positività, non ci interessa più altro, ci interessa la positività. Ho anche detto retto giudizio, che consiste, dice Steiner, nel ricercare costantemente in tutti gli esseri, in tutte le cose, in tutte le manifestazioni esperienziali del mondo e della mia persona, di ognuna di noi, di ricercare sempre ciò che è bello, ciò che è buono, ciò che di meraviglioso è contenuto in esso, la positività. Vi leggo a tal proposito quanto Steiner scrive prendendo una leggenda persiana sul Cristo Gesù. Gesù camminava lungo una via con i suoi discepoli. A un certo punto videro sul ciglio della strada il cadavere di un cane, che era tra l'altro in uno stato pure avanzato di decomposizione, quindi pensate, immaginate, già è brutto vedere un animale che poverino finisce male. Di fronte a quello spettacolo raccapricciante, i discepoli volgono lo sguardo dall'altra parte, evitano il dolore. Ma il Cristo che fa invece? Si ferma, guarda il cane con aria pensosa e dice, pensosa, esercizio del pensiero, guarda il cane, lo guardo, esercizio del pensiero, e dice, che bei denti aveva questo animale. Quindi dove gli altri, dice Steiner, avevano visto soltanto una realtà ripugnante, no? Sgradevole, sgraziata, lui riusciva a vedere il bello. Vedere il bello in brutto è una dote, una qualità immensa che ci apre a nuove prospettive universali, a nuove prospettive della realtà. Scopriamo che si nasconde la bellezza anche dove c'è ripugnanza. Che si nasconde il buono in un criminale, che si nasconde un'anima meravigliosa anche in uno schizofrenico, in un pazzo. Cioè andiamo oltre la superficie o quello che ci appare, perché quella persona, quella situazione non può che apparire diversamente così.
nello stato immediato, ma andando oltre noi cogliamo invece la realtà dei fatti. E se tutto è uno e tutto è Dio, nulla è cattivo, nulla è brutto e nulla è orribile e porta disgusto. Anche in quello c'è del bello. Qui chiaramente entriamo anche in un'altra prospettiva, perché quando Gesù Cristo parla dei denti, in ebraico dente è shin, shin nella cultura esoterica vuol dire fuoco, è il fuoco interiore. Il nome tetagrammatico sacro è Yod He Shin Vav He in ebraico, quindi lo Shin è centrale, è l'equilibrio, è il cuore, che vuol dire guardare tutto con il cuore. Vuol dire cogliere ogni insegnamento anche dall'azione più orribile. Stai litigando con il condominio? Va tutto male? Siete in causa? Tu vedi la parte buona della situazione, il fatto che tu stai imparando ad esempio ad entrare in un tribunale, stai imparando ad esempio che esistono delle leggi che ti possono tutelare e che ti sarà utile per una prossima esperienza. Tutto è insegnamento, quindi si è positivi sul mondo, affrontiamo tutto con positività, con propositività, perché solo così noi cercheremo e troveremo la verità, la bellezza, la bontà in tutto, in ogni cosa. E questo esercizio aiuta perché fa nascere i sentimenti di comprensione e di compassione. Questi sentimenti sono fondamentali perché aiutano ad evitare la critica, aiutano ad astenersi dalla critica. Se noi capiamo o troviamo il buono in una situazione familiare che ad esempio ci viene raccontata in maniera negativa da qualcuno, iniziamo a provare compassione per quella situazione critica che magari qualcun altro sta passando, invece di criticare, non so, la donna che ha lasciato il marito, adesso se la fa con il migliore amico del marito col quale ha avuto 13 figli, mentre ne ha avuti altri due da un altro, e noi siamo lì pronti a criticare, ma guarda quella, la insultiamo con parole poco nobili, facciamo girare le voci nel paese dove ci troviamo. Tutto questo fa male, in primis a noi. Se invece noi comprendiamo, abbiamo compassione per chi è stato meno fortunato di noi, ha avuto la sfortuna di non trovare la persona giusta, quindi di avere un'esperienza, poi di essere dovuto passarne ad un'altra. Quindi compassione e comprensione. Se noi la abbiamo nei confronti del prossimo, il prossimo imparerà a averla anche nei nostri confronti. Ma anche se ciò non dovesse avvenire, ciò che conta è noi stessi, il nostro interiore, perché siamo noi la nostra realtà. Ecco che questa attitudine, diciamo così, va a spingere spontaneamente ad uno sforzo di aiuto nei confronti di tutto ciò che è imperfetto o che a noi sembra imperfetto. E quindi non andiamo più a biasimare, non andiamo più a criticare, andiamo a comprendere. Si suol dire entrare nei panni del prossimo, ma chi di noi lo fa? Mettersi nei panni altrui. Questo è uno degli esercizi più difficili, mettersi nei panni altrui. E questo esercizio aiuta l'anima, aiuta l'espansione di quella area sacra spaziale di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi ci permette di allargare la nostra anima, allargarla nello spazio, ampliare. Anche perché ogni moto che sia negativo di fronte invece rispetto alla positività, ricordatevi che tende sempre a distruggerla l'anima, la rende sempre più piccola finché si diventa senza anima. Vi capita a volte di guardare quelle persone negli occhi e vedere il vuoto, vedere che ci sono persone che non hanno anima quasi, sembrano non possederla, non conoscere i sentimenti, non conoscere l'amore. Ma proveremo compassione anche per loro, perché prima o poi magari lo scopriranno. C'è qualche domanda su questo? È chiaro? È chiaro per tutti? Claudia.
Vai, Claudia. Ciao, volevo chiedere scusa perché si è attivato l'audio, non so come si è attivato, e si è alzato pure la mano da sola. Perché non so, ho il telefono, ho messo così, sono nel letto e ho tossito, infatti, perché ho la febbre. Allora, volevo condividere una cosa bellissima sulla positività e far notare questa cosa incredibile che Claudia è riuscita a fare. Ragazzi, siamo 15 partecipanti, 1 più 5 è 6, 6 esercizi. E siccome è tutto è un numero, nulla accade per caso. No, vabbè, sei un fenomeno, Claudia, sei un fenomeno. Hai ragione, anche su questo hai ragione, la mia saggia Claudia. Grazie, continua, grazie. Grazie per la tua constatazione. Faremo un giorno un lavoro anche sulla numerologia esoterica, perché i numeri sono, veramente il numero è tutto, secondo la legge ermetica. Per cui hai avuto ragione anche oggi. Antonio, prego. Sì, Claudia, veramente volevo sottolineare il fatto che comunque il primo e il secondo esercizio di per sé alla fine sono anche abbastanza semplici, perché si hanno dei punti di riferimento, quindi delle cose su cui uno è l'oggetto, uno è il tempo, quindi la volontà poi di applicarsi. Gli altri si fanno più complicati, perché poi gestire le emozioni, gestire quindi, diventa tutto un po' più complesso, ecco, volevo sottolineare solamente questo. È comunque veramente interessante, devo dire. Io colgo l'occasione perché devo allontanarmi, quindi continuerò poi ad ascoltare con interesse il resto degli esercizi, quindi il quinto e sesto successivamente. Quindi colgo per salutare tutti quanti e ciao ragazzi, tutti così. Bene. Ciao Antonio, a presto e ci ritroviamo al prossimo appuntamento. Allora, grazie. Grazie a te. Ciao, buonanotte. Qualcun altro ha bisogno di andare via perché ci saranno altri 10 minuti. Intanto Claudio, prego. Una domanda. In questo esercizio qua, qual è l'azione invece da fare come negli altri, dal cuore verso le mani, eccetera? Sai, questo non me lo ricordo. Penso a crisi. Allora, questo dovrebbe essere in realtà, dovrebbe lavorare dal cuore, ci vado un attimo a livello intuitivo, però me lo andrò a vedere e poi magari lo scrivo sotto il video, quando lo rimetto nella playlist. Dovrebbe essere cuore, testa, cuore, testa e mani, dovrebbe essere. Ci vado a livello intuitivo. Però ve lo faccio assolutamente sapere. Dovrebbe essere cuore, testa e mani. Sì. E poi niente, volevo fare una constatazione. Cioè, che bellezza che sono questi esercizi, dovrebbero comunque. Dovrebbe essere una base di educazione a tutta l'umanità. Esatto. Cioè, veramente. Ma soprattutto renderli pratici, vedete, allenatevi perché è molto divertente. Tra l'altro, mo Antonio è andato via, però gli rispondo comunque, poi c'è Danilo qui, leggo una chat che mi era sfuggita, ora la leggiamo, Danilo, e, per rispondere ad Antonio, che poi lo rivedrà il video, lo so. Non dimentichiamoci che qui parliamo di esercizi che, sui quali va la concentrazione mensilmente, quindi ad esempio su questo dobbiamo porre l'attenzione per un mese intero, facciamo anche gli altri, però dicevamo, no, come possiamo fare, ne fatti due. Ora lo vediamo Alessandro perché ne ha fatti due. E ecco, per cui anche l'esercizio per quanto riguarda appunto la positività, noi per un mese cerchiamo di essere così positivi nei confronti di tutto ciò che avverrà in quel mese, oltre a proseguire con gli altri esercizi. Vai Alessandro. Volevo rispondere alla domanda di Claudio, perché ho un libro qui. E dice: si deve cercare di cogliere con attenzione questo sottile vibrare nell'ambiente e di farlo fluire attraverso i 5 sensi, in particolare attraverso gli occhi, le orecchie e la pelle, in quanto essa contiene il senso del calore. Hai ragione, vedi, m'era sfuggito, tant'è vero che infatti ricordava Danilo, ora leggo la chat, che bisogna espandersi oltre la propria pelle in relazione al quarto esercizio. Infatti io mi fermavo al cuore, alla testa, e non pensavo a quel famoso spazio sacro di cui ho parlato, vedi,
Oh, bravo! Grazie Alessandro, fondamentalissimo. Dobbiamo espanderci, è vero, nei cinque sensi, verso tra l'altro l'esterno, quindi dall'esterno all'interno e dall'interno all'esterno. Questo te lo dico perché in effetti l'ho fatto in questo modo e ho avuto dei buoni risultati, quindi verso l'esterno e anche verso l'interno, quindi la sensazione di felicità, di positività che porto fuori io poi la riporto dentro. Io ti dicevo cuore e testa perché io la porto nel cuore e poi la espando alla testa, ecco perché mi veniva così l'esercizio. Grazie Alessandro, utilissimo, fondamentale. Tra l'altro, questo poi lo uniamo anche al quinto mese, va bene così? Abbassiamo la manina, se poi ci sono altre domande. Ok. Questo quarto esercizio prosegue durante il quinto mese, quando invece andremo ad aggiungere quello che è denominato apertura mentale, l'esercizio del retto punto di vista o anche della obiettività. Stan lo definisce più come spregiudicata apertura. Tu c'è il libro, vattelo a vedere Alessandro, mi sembra che sia definito così. In tedesco è proprio spregiudicata apertura. Ed è il modo in cui noi dobbiamo affrontare ogni nuova esperienza. Quindi affrontarla con un'apertura mentale totale, il che vuol dire prendere in considerazione anche le probabilità e le possibilità che non avremmo neanche mai preso in considerazione, che a prescindere noi riteniamo inesatte, riteniamo inverosimili, invece le prendiamo in considerazione. È come se, ad esempio, se non sbaglio, Steiner parla di Tommaso d'Aquino, che a un certo punto viene invitato, che era un grandissimo maestro, grande consapevolezza, che viene invitato a guardare, gli viene detto che un campanile si è inclinato. E cosa fa invece Tommaso d'Aquino? Non dice no, non è vero. Lui apre tranquillamente la finestra e verifica se il campanile è inclinato. Quindi la ricerca della verità attraverso l'esperienza. Questo è lo scopo ed è fondamentale soprattutto ai tempi d'oggi, perché oggi tutti sanno tutto, tutti fanno tutto, tutti dicono di avere la verità in mano, ma nessuno la sperimenta, nessuno la verifica. Cominciamo a verificare quando possiamo, in maniera chiaramente retta, ciò che ad esempio scrivono i giornali. Cominciamo a verificare quella storia che ci viene raccontata, che noi prendiamo lì per buona, perché abbiamo la positività che ci dice di dare, non per certo, ma dare presunta un'informazione, un evento, una manifestazione. E poi ci apriamo alla possibilità che sia così. Dopo che è verificata, sapremo se è così o non è così, ma intanto la nostra apertura mentale ci permette di aprirci a quella possibilità. Quindi è un sentimento che possiamo definire di ascolto delle verità del mondo, ma di un ascolto senza pregiudizio. In questo modo noi andiamo a creare una vibrazione in questo spazio nostro sacro, ossia lasciamo che l'evento fluisca. Ne vengo a conoscenza, lo lasciamo fluire e poi ne troveremo l'obiettività se ne abbiamo desiderio, volontà, altrimenti lo lasciamo fluire. Rimaniamo aperti alla possibilità, non escludiamo a priori che qualcosa che è mai capitata prima, oggi possa verificarsi. Questo sentimento, in realtà, spiega Steiner, è molto delicato, è molto sottile, lavora nel mondo astrale, in un certo senso, lavora in maniera molto, molto esoterica. E anche in questo caso, Alessandro, dammi contezza, qui ne ho la certezza, il flusso avviene attraverso i cinque sensi, giusto? Quindi attraverso gli occhi, poi abbiamo le orecchie, la pelle. E Steiner dice anche
nella misura in cui io percepisco del calore. Cioè lo andiamo proprio, no, a interiorizzare talmente tanto questa sensazione che quasi proviamo del calore sulla pelle, che il calore in esoterismo è il conforto, e il conforto è la verità. Volete aggiungere o porre domande? Procedo con il sesto esercizio, è tutto chiaro? Ok? Vado. Per quanto riguarda quindi invece il sesto esercizio, che viene chiamato solitamente l'esercizio totalizzante, nel sesto mese non andiamo a fare altro che riprodurre tutti e cinque i mesi in maniera armonizzante. Quindi non dedicheremo un esercizio unico al sesto mese, ma il sesto mese è dedicato a tutti questi esercizi simultanei, in modo sistemico generati. Infatti viene definito da Steiner una risoluzione ritmica, una retta perseveranza. Questo è l'unico modo, tra l'altro, per rendere equilibrata la forma nell'anima. Cioè, ci accorgeremo, dice Steiner, che ad esempio il malcontento che prima provavamo di fronte a certi accadimenti comincia a scomparire del tutto, perché la nostra disposizione interiore ad un certo punto non ha più nulla, non ha assolutamente qualcosa a che fare con l'indifferenza, ma al contrario consente proprio di lavorare nel mondo per migliorarlo, per l'evoluzione mia, personale e del mondo. E noteremo in quel momento che addirittura, se lo facciamo tutti, lo facciamo bene, andremo a modificare la nostra andatura, il che è collegato al primo esercizio, il lavoro dalla testa alla schiena, l'andatura, la posizione in cui noi ci poniamo di fronte al mondo. Quanta gente cammina con la testa bassa? Noi no, cammineremo a testa alta, avremo la posizione retta, perché affronteremo, perché il nostro spazio ormai è protetto. Noi siamo il nostro spazio, siamo in comunione con il mondo, non dobbiamo nasconderci da nulla. E questo andrà a influenzare addirittura la nostra scrittura, e se lo sapete, in grafologia la scrittura è l'esternazione dei propri sentimenti. Quindi abbiamo modificato non solo il rapporto con il mondo, ma il rapporto interiore, il rapporto con noi stessi. E tutto questo, capite, parlavamo di positività, e va proprio ad influire e a paralizzare le influenze nocive, va ad eliminare totalmente la negatività. E qui parlo proprio dal punto di vista occulto. Affiorano solo gli elementi favorevoli. Io non mi non aggiungerei altro, perché poi vanno fatte queste cose, va reso tutto in pratica, perché veramente voi possiate percepire la potenza di tutto questo. Ci sono domande, riflessioni? Vai, Simone. Allora, un paio di domande. Su quello che hai appena detto della scrittura, si intende la grafia o proprio il contenuto della scrittura che va a cambiare? No, lo stile. Lo stile, ok. Lo stile, perché lo stile rappresenta il sentimento interiore. Se tu sei agitato, la tua scrittura è più elettrica. Se tu sei calmo, ti accorgerai che può essere più rotonda piuttosto che più delicata. Anche la pressione che tu imprimerai con la penna sul foglio. Ok, solo per conferma, quindi il quinto dura 2 mesi, il quarto esercizio 3, cioè solo il primo dura 6 mesi. Non c'è da fare una ripetizione dopo? No, aspetta, il primo esercizio dura 1 mese, il secondo esercizio dura 1 mese
inclusivo del primo esercizio. Il terzo esercizio dura un mese, inclusivo del primo e del secondo esercizio. Forse non sono stata chiara. Appunto, dico, alla fine il primo dura 6 mesi, no? Perché viene incluso in tutti gli altri. Esatto, tutti quanti dureranno 6 mesi. Sono 5, dureranno tutti 6 mesi. Al sesto mese noi andiamo al lavoro, perché il quinto poi prosegue. In realtà il quinto lavora su 2 mesi, è chiaro, però è anche quello più... quello intende. Il mondo, sì, è evidente, hai ragione. È anche quello però il rapporto con il mondo, e quindi in realtà è quello che, dopo che hai inciso profondamente sul tuo interiore, è più facile, perché si lavora prima sull'interiore e poi sull'esteriore? Incidendo ferocemente sul primo, sulla parte interiore, sul primo e il secondo esercizio, il terzo, quarto e quinto, vi dicevo, è più portato verso fuori, quindi è più semplice, fra virgolette, è più automatico. Ok, quindi si conta a partire dal primo comunque, i 6 mesi. Esatto, certo, dal primo. Ok, una cosa non mi è molto chiara, è il rapporto con il fisico. Mm-hmm. E quindi per il primo di farlo passare alla cervello schiena, per il terzo dita delle mani dei piedi, il secondo era il cuore. È proprio come la domanda, ad esempio nel terzo che era vuoi sapere proprio fisicamente come devi fare, perché ci sono delle tecniche. E allora, qui entriamo nell'imago, nell'immaginazione, nella magia immaginativa. Cioè, dovresti in realtà, con la percezione, sentire l'oggetto e portarlo a livello immaginativo. È come se adesso prova a mettere un oggetto davanti a te e immagina che quell'oggetto entri fisicamente nella tua testa. Chiaro che non lo fa a livello fisico, ma a livello mentale lo fa. Sì. Questo è l'esercizio. È più semplice a farsi che a dirsi. Ok. Nel caso, chiaramente, degli esercizi di cui parliamo, non è solo portare l'oggetto fino a sé, ma l'oggetto con tutte le implicazioni di cui noi trattiamo nei 5 minuti di riflessione. Quindi l'oggetto, se io per dirlo percepisco freddo, io porterò dentro di me anche qualcosa di freddo. Se lo vedo rotondo, io ne immaginerò la rotondità. Se lo vedo sporco, che è una cosa negativa, magari evitarlo, pulito, ne porterò dentro la sensazione del pulito, l'odore, il contatto con la lingua, con le dita. È uguale dalla testa al cuore. Come porti tu un pensiero dalla testa al cuore? Prendi questo pensiero, lo immagini e cerchi di farlo fluire. Immagini che passa proprio fisicamente per la gola e arriva al cuore. È come se adesso io ti dico, ed è ad esempio un esercizio che si fa, ecco, adesso io vi chiedo di fare per una settimana, se vi andrà, ed è una cosa molto molto bella, vi faccio fare un esercizio occulto che vi aiuterà a ripulirvi. Lo posso fare perché non è nulla di segreto, altrimenti non ve lo farei fare, chiaramente, perché sono pratiche che rimangono riservate. Quando voi vivete un momento di particolare stress, volete ripulirvi da qualche sensazione negativa, andate all'alimentare e comprate un bel chilo di sale grosso. Lo prendete, prendete una bella manciata con la mano destra, la portate al cuore, vi mettete sotto la doccia prima di andare a dormire. Nello sciogliersi, perché si scioglierà questo sale, voi chiudete gli occhi, fate il movimento in senso orario che dal cuore si espande in tutto il corpo e immaginate che una luce bianca che parte dal cuore, così esercitiamo anche l'immaginazione che è la base della magia, che dal cuore parta, vada in tutto il corpo. Questa luce bianca dal cuore va ad illuminare completamente tutto il corpo. Provate a farlo, sembra semplice ma non è. Allenatevi su questo e vedete come vi svegliate il giorno dopo. Questo, se vi va di farlo, è un esercizio veramente occulto. Occulto non è negativo, occulto vuol dire riservato alle anime che possono farlo perché possono comprenderlo. Si deve comprare il sale o si può usare... Cioè si deve fare l'azione di andare a comprare il sale o si può usare quello che si ha già?
non lo so, se la vuoi prendere come esercizio, ti puoi trovare dentro una salina nel giro di un mese. Decido come esercizio tutti i giorni andare a comprare un chilo di sale. Guarda, no, se ce l'hai chiaramente va bene anche quello che hai a casa. Ok. Sì, yeah. In realtà è una domanda interessante la tua, per carità, ma non c'è bisogno di sacralizzarlo il sale. Di solito viene comprato quando va sacralizzato prima di utilizzarlo. In questo caso non c'è bisogno, perché il lavoro non è sul sale in particolare, ma è sul cuore, sul chakra del cuore. Il sale è un mezzo, uno strumento, quindi va bene anche che sia allo stato naturale. Tommaso. Allora. C'era pure Alessandro, aveva la mano bianca che si mimetizza con l'arredamento. Non l'avevo vista. Scusami, permetti Alessandro prima da Tommaso? Grazie. Allora, quindi questo esercizio che ci hai appena detto, cioè lo possiamo fare comunque ogni giorno, anche se non abbiamo in particolari momenti di, non lo so, di difficoltà, oppure solo in quei momenti. Tu parli del quello del sale, scusami. Ah, del sale, no. Spiegato adesso. Allora, in generale non possiamo fingere che il mondo non sia stressante, in generale. Quindi in realtà lo potremmo fare da subito. Diciamo che l'azione si sente, l'effetto è sicuramente più percepito quando si è in un momento di particolare stress e di particolare dolore, affrancamento, quello che vuoi. Però in realtà tutti i giorni, andrebbe fatto tutti i giorni dell'anno. Sai, io ti posso dire che noi martinisti facciamo una purificazione giornaliera per anni, cioè in realtà da quando abbiamo iniziato alla fine, all'ultimo giorno della nostra vita, perché il lavoro vero esoterico parte dalla pulizia, altrimenti quell'istinto di cui parlavamo non sarà mai puro, e quindi tu la tua voce interiore, la tua guida, non la sentirai mai, penserai di ascoltare qualcosa, ma non è la tua guida interiore, non è il tuo maestro interiore. Va bene, grazie. Prego. Vai Alessandro. Alessandro è il più studioso, è il classico, capito, con la barba che sta lì con il libro, che ti fai peluche e dici: guarda che questa cosa mica l'hai detta, eh. Scusami, mi sono permessa una battuta. Volevo rispondere alla domanda anche di Simone che ha fatto prima, riguardo a come si può fare a trasportare quelle immagini nel fisico. Volendo, almeno a me ha aiutato questa cosa, perché ci sono tre tipi di persone che possono sviluppare tre tipi di immaginazione diversa. C'è chi la immagina visiva, cioè che chiude gli occhi, immagina qualcosa e la vede nella testa, e quella è la parte più facile perché non c'è niente da spiegare. E invece la seconda probabilmente è quella un pochino più complicata, perché è uditiva, perché immagina solamente dei suoni, e la terza invece immagina solamente cose in movimento. E quindi se tu, quando chiudi gli occhi, non vedi niente, prova a parlare e immaginarti dei suoni. Se invece non vedi niente lo stesso e non hai nessuna sensazione, prova a vedere quell'oggetto in movimento, quindi un'energia in movimento o qualsiasi altra cosa immagini. Vedrai che in una delle tre funziona. Grazie, guarda, un esercizio fantastico. Cioè, grazie davvero, è una cosa alla quale non avevo prestato particolare attenzione, ed infatti è alla base della conoscenza di se stessi, perché si entra proprio nel proprio io, nella profondità del proprio sé superiore. Quindi complimenti, prendiamolo subito questo esercizio e facciamolo, è molto bello. Questo lo dice Steiner, Alessandro? Non lo so, probabilmente sì, perché su 6.000 testi che ha fatto in qualche modo l'avrei detto, però no, non credo di averlo letto su Steiner, a dire il vero non ricordo neanche dove l'ho sentito, però funziona. Sì, no, l'importante è che funzioni, sai, ero solo curiosa di sapere se era un'intuizione personale o se magari, non so, appunto era nell'esperienza di qualche autore. Ora si gira su tutti quei testi, dai che lo trovi. Sì, forse questa cosa l'avevo letto su un libro di Jaynes, che è il crollo della...
si chiama Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza. Sicuramente l'ho letto lì questa cosa. Ecco, questo è un, testo di psicologia, ma è vecchio, avrà 20 anni, però è molto interessante. Guarda che più vecchio è e meglio è, perché abbiamo dimenticato con la nostra conoscenza attuale le fonti antiche, quindi anzi è relativamente giovane, poi se mi dice che ha 20 anni è contemporaneo. Va bene, ci sono altre domande, ci sono altre riflessioni che vogliamo condividere, qualche intuizione personale, qualche esperienza personale che abbiamo testato, di cui possiamo essere testimoni? Chiara, ad esempio tu, nell'antroposofia vedo che insomma frequenti diversi gruppi, credo che... Sì, sì, questo è vero. Come sto cominciando a entrare, da non molto tempo che ho cominciato a entrare in un gruppo di lettura di questi testi e poi anche in un gruppo di studio. E quindi però per gli esercizi io stavo un pochino aspettando qualcuno che me ne spiegasse un po' il senso. Ho letto il libro, però il libro è rimasto in una condizione un pochino astratta, quindi ecco, è stato fondamentale stasera, attraverso le tue parole, dare una struttura a questi 6 momenti, perché effettivamente certe cose mi erano sfuggite, certe cose l'avevo proprio capite male, e quindi è diventato essenziale. Quindi comincerò finalmente anche questo aspetto, anzi sono molto curiosa di vedere cosa mi accadrà. Sarà un piacere proprio. Esatto, questa è la cosa fondamentale. Guardate, prima Edoardo mi sembra mi faceva la domanda, no? Che tipo di conoscenze, mi sembra che sia andato via, poverino, forse era tardi, che tipo di conoscenze hai, dove le hai prese e quant'altro. Io la maggior parte delle conoscenze che mi permetto di espletare in realtà le ho potute esperienziare, perché altrimenti non ne parlerei. Di alcune cose, ad esempio, non parlo proprio perché non le ho testate, e quindi non avendo un'esperienza andrei solo a ripetere cose che dicono tutti e che di cui non ho piena coscienza, piena consapevolezza, e quindi ripetere cose ripetute già da altri, cioè sinceramente vi prendete un libro, vi guardate un video e le trovate. Quindi mi auguro che oggi qualcosa in più, ma rispetto a quello che avete potuto ascoltare, vi sia aggiunto. Ecco, se mi dici così, Chiara, sono contenta. No, assolutamente importantissimo anche questa parte di riportarlo sul corpo, di dargli anche una fisicità e farlo proprio in questo modo, quindi a tutti i livelli, no? Si scende, anche questa cosa è stata ancora più assorbita, diciamo così, a averne una spiegazione così puntuale. Quindi credo che sia sempre questo bocca a orecchio, credo che sia diventi fondamentale comunque anche con tutti i testi che possiamo avere, però c'è il momento in cui c'è qualche cosa deve fertilizzarci in maniera diversa, insomma, quindi ti ringrazio. No, ma grazie a voi. Dunque c'è Claudio che ha alzato la mano, volevo chiedere ad Alessandro se voleva dire qualcos'altro perché la mano era rimasta su. Ok, allora Claudio, dici tutto. Sì, allora, beh, grazie, perché questi esercizi da domani mattina, ma già da stasera la doccia io comincerò a farli, perché era un po' che avevo smesso di fare qualche specie di routine, nel senso che va un po' a periodi, no? Non è che uno fa sempre la stessa cosa tutta la vita, quindi avevo voglia di un qualcosa che mi portasse qualcosa che di più, insomma, e questo io credo proprio che fatto in questo modo, perché appunto avevo già letti, già provati, ma non con costanza, cioè questa è la cosa che cambia tutto sicuramente, cioè avevo provato a fare qualcosa, qualcuno, poi alcuni come il quarto, il quinto sono più delle stati di che uno può provare qualche volta durante la giornata, ma mettersi come esercizio è tutta un'altra visione, quindi sicuramente così. E poi volevo chiederti, tu hai detto l'ho fatto più volte anche questa serie di esercizi, quindi nel senso ovviamente si impara sicuramente un modo di vivere più coscienzioso,
In che senso poi lo ripeti più volte, cioè in base al tuo sentire? Dunque, innanzitutto, in merito alla prima cosa che tu hai detto, soprattutto dal terzo, quarto e quinto esercizio che riguardano il rapporto col mondo, in realtà durante la giornata, durante le 12 ore della giornata in cui siamo attivi, se voi notate ci sono tanti momenti di alterazione profonda dell'essere, anche solo per dire nel portare la macchina e nell'avere a che fare con un altro guidatore più spericolato di te, può uscirti il momento di ira o di arrabbiatura. Quindi tutti i momenti della giornata possono portare al desiderio di positività, al riscontro della tua mentalità aperta rispetto a quell'altrui, e poi, a parte gli esercizi, che in realtà il primo e il secondo, se ci pensate, durano praticamente 6 minuti, cioè ti fai i 5 minuti di quell'esercizio, lo puoi fare anche mentre ti stai lavando, se veramente sei impegnato su un oggetto come può essere il dentifricio, per dire, piuttosto che sull'agenda della giornata, quindi lo puoi fare tranquillamente, anche a livello mentale, perché dopo arrivi a livello mentale, prima magari quello fisico secondo me è fondamentale, però poi arrivi tranquillamente a quello mentale. E poi mi sono persa, e poi stavo dicendo, per quanto concerne il secondo esercizio, anche lì la volontà si esplica tutti i giorni. Tutti i giorni tu hai la scelta, quindi la volontà si esplica nella scelta. Ecco perché è fondamentale la consapevolezza giornaliera. E poi c'è quell'esercizio di cui parlavamo, del ricordo a ritroso, anche questo possiamo aggiungerlo oggi, tanto è talmente veloce, lo sappiamo, no? Quello che spiega Steiner, per cui prima di addormentarsi, gli ultimi ricordi dovrebbero pervenirci, diciamo, dall'ultima azione fino alla prima del giorno. La prima settimana che tu lo fai ti addormenti, perché ti svegli il giorno dopo, che dici: oddio, mi ero fermata all'azione delle ore 6 e poi mi sono addormentata, finché piano piano riesci a compierlo in maniera totale. È molto bello quello, anche quello accende una consapevolezza, a mio dire, pazzesca. Cioè, io ho notato un grande cambiamento in me, nella mia persona, nel modo in cui affronto le situazioni, le cose. Poi, signori, nessuno è perfetto, cioè, scusatemi, questa è arroganza, magari c'è qualcuno che è perfetto, io quantomeno non ci sono arrivata, però è molto complicato, no? Pensare che tutti i giorni tu sia sempre consapevole, tutti i giorni, tutti i minuti, tu ci provi, e provi mese dopo mese a portare avanti gli altri esercizi. Io l'ho provato più di una volta, perché ho iniziato nel 2018 a fare questi esercizi, quindi 18, 19, 20, 21, sono già 3 anni, e mi sono messa come indicazione, io ho proprio la sveglia nell'orologio, per cui io lo comincio a settembre, poi lo rifaccio o l'anno dopo. Le prime volte lo facevo proprio di 6 mesi in 6 mesi, quindi l'ho fatto i primi 2 anni 4 volte, e poi in realtà è diventato automatico. Già dopo la prima volta, i primi 6 mesi, vi posso dire che ero già cambiata. Cioè, già la mia consapevolezza era diventata molto, molto migliore. E io oggi ricordo, non vi dico tutto della giornata, ma molto, molto della giornata. E quando si ha questa consapevolezza, tu stai attento, diventi attento ad ogni cosa, cerchi di vivere ogni cosa nella maniera più completa, più positiva, più aperta, e più propositiva per te e per il prossimo. Anche quando 2 anni fa ho deciso di aprire la mia agenda, cioè la rubrica dialoghi di Claudia Marcelli e Blue Voice Live, l'ho fatta proprio con l'intento, dopo appunto aver esperienziato prima, con l'intento non solo conoscitivo, ma proprio operativo, affinché le persone non solo leggano i libri, ma li mettano in atto, perché leggere un libro è facile, ma A, quanto comprendi di quel libro, e B, quanto lo interiorizzi, quindi quanto quel libro entra poi nella tua vita. Queste sono le 2 fasi principali. Ed è il motivo per cui poi ho deciso di fare queste riunioni, perché noi la conoscenza cerchiamo di renderla pratica, come è successo oggi. Tanti sbadigli, sono le 11, devo
condensarla meglio questa riunione, perché altrimenti andiamo sempre a finire tardi e mi dispiace, siamo tutti stanchi del lavoro. Quindi se non ci sono altre domande o riflessioni, se nessuno vuole dire un proprio pensiero o aggiungere altro, ci diamo la buonanotte. Claudia. Sì, io volevo ringraziarvi a tutti, a te e anche agli altri ragazzi che attraverso le loro domande, le loro opinioni, permettono a me sempre di imparare qualcosa. Quindi vi ringrazio e vi auguro una serena notte, un risveglio energetico. Grazie. Grazie. Claudia, tutti i martedì qui tu, per forza, ti vogliamo, sei la mascotte, sei portata. Ok, ci sarò, grazie. Grazie, buonanotte. Grazie a te, grazie a te. Ci salutiamo? Come si fa? Vai Chiara! Grazie a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Grazie, grazie. Buonanotte a tutti, grazie a martedì. Grazie mille. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buona doccia col sale. Alessandro, grazie, Fonte di tanta conoscenza, ti prego torna, c'è utile come il pane. Grazie. Buonanotte.